Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene, mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Allora ragazzi, dobbiamo parlare di una situazione un po' particolare che si è creata negli ultimi giorni. Premessa, inizialmente questo ragazzo avrebbe dovuto raggiungere un'altra squadra. C'erano stati dei contatti abbastanza chiari, comunque il giocatore aveva anche accettato la squadra in cui insomma, sarebbe dovuto andare, poi dopo il giocatore insomma, aveva accettato questa squadra, c'erano stati dei contatti privati fra l'agente, diciamo, di questo giocatore e una buona parte, ecco, della dirigenza della Juventus che si è occupata, diciamo, della trattativa in questione, quindi Cherubini in primis, però poi anche insomma, altri dirigenti minori che comunque hanno affiancato Cherubini in questa trattativa, che di fatto è minore. E alla fine del discorso diciamo che si è cambiato un po' tutto, perché Conny De Winter, possiamo dirlo, visto che è arrivata l'ufficialità, è un nuovo giocatore dell'Empoli. Ovviamente arriva dalla Juve con il prestito secco, quindi a titolo di prestito secco. Non sarà una trattativa, un affare, diciamo, a favore dell'Empoli a livello, sai, di riacquisto o di clausola, non c'è nulla. Però io vi devo spiegare un po' quello che è successo, perché per De Winter ci sono dei piani abbastanza, insomma, c'è una visione su De Winter. Prima di iniziare, come al solito, ragazzi, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere like al video e attivare la solita campanellina delle notifiche. Tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, quindi se vi va, ragazzi, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche, la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. All'interno della descrizione trovate invece OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio. Ragazzi, vi dà veramente tutte le news, quindi andate lì, ragazzi, fatevi un giro, vi lascio tutto lì in descrizione e poi trovate anche i miei social, quelli sono importanti, seguitemi se vi va. Allora, De Winter sarebbe dovuto andare alla Sampdoria, c'erano praticamente gli accordi per il trasferimento alla Sampdoria. Il prestito doveva essere addirittura, forse, cioè, c'era anche la possibilità che fosse un prestito biennale e in realtà non abbiamo ben compreso cosa sia successo, nel senso se era parlato di prestito biennale, poi se era parlato di prestito annuale rinnovabile al secondo anno, insomma c'era stato un casino perché se non sbaglio i prestiti biennali comunque non si possono più fare, se non erro, dalla nuova regolamentazione, però comunque a prescindere da tutto la stampa aveva parlato di prestito biennale, di prestito annuale con rinnovo, insomma aveva fatto un casino, cioè non si era capito letteralmente nulla, però sapevamo che comunque l'accordo con la Sampdoria c'era, accordo almeno fra il giocatore e la Sampdoria c'era, con la Sampdoria che prometteva a De Winter un ruolo da protagonista. Quindi De Winter si era fatto anche un po', diciamo, ingolosire e quindi aveva detto: sì, sai, tanto devo andare in prestito, a sto punto vado alla Sampdoria. È intervenuto la Juventus in relazione a quello che è successo negli ultimi tempi con due giocatori. Il primo è Dragusin e il secondo è Yattaren. Yattaren è quel ragazzo olandese, non so se ve lo ricordate, noi abbiamo preso lo scorso anno, aveva avuto problemi suoi, insomma, vari, adesso gioca nell'Ajax, nello Young Ajax, quindi una squadra B dell'Ajax, è stato riscattato e a prescindere da tutto, ragazzi, lui è stato un periodo alla Sampdoria, però si è lamentato per come l'avevano trattato, per come l'avevano gestito. Stessa lamentela c'è avuta Dragusin, che comunque è dovuto andare in prestito alla Sampdoria per cercare di giocare un po' di più. E quindi ho detto: ah, sai, non è che con De Winter mi fate la stessa cosa. E la Juventus ha bloccato, diciamo, l'operazione, dando invece una sorta di possibilità all'Empoli, che aveva mostrato comunque interesse per De Winter. La Juventus e l'Empoli sono in grandissimi rapporti. Io non so se vi ricordate, ma ci sono stati tanti giocatori della Juve che sono andati in prestito all'Empoli per formarsi. Penso ad esempio a Marchisio, penso ad esempio a Giovinco, penso ad esempio a Rugani. Cioè, ci sono stati dei giocatori della Juve che nel corso degli anni, prima di arrivare in prima squadra, poi sono andati invece in prestito all'Empoli. Quindi diciamo che c'è abbastanza, c'è un buon rapporto fra noi e questa squadra. Quindi è una squadra che appena ha appena avuto l'opportunità giustamente di prendere De Winter, ha detto: guarda, a noi piace, nel senso, un bel giocatore, il minutaggio li avrà, quindi ci piacerebbe molto averlo. Ora, quando la Juventus ha parlato con De Winter, la Juventus con De Winter è stata abbastanza chiara, ha detto: tu sei un giocatore abbastanza particolare, nel senso che sei molto moderno nell'approccio al gioco. Cioè, se voi vedete giocare De Winter, voi vi rendete conto che lui tecnicamente nasce DC, quindi nasce difensore, nasce centrale di difesa, però in realtà può fare anche il terzino destro, quindi può fare il TD.
ed è appunto una fluidità, una duttilità, una sorta di, insomma, coraggio, questa cosa qui, questa voglia di cambiare, questa voglia, se vogliamo, anche di farsi vedere, che mi piace molto. La cosa bella è che fa tutte e due le cose molto bene, ed è un giocatore che a me piace particolarmente perché dimostra una buona capacità tattica, una buona capacità di grinta e, insomma, ha varie qualità. Per De Winter l'anno prossimo, in relazione a quello che succederà poi quest'anno con l'Empoli, ci saranno delle valutazioni. Cioè, se De Winter quest'anno con l'Empoli dovesse risultare un giocatore determinante o comunque importante all'interno della squadra, la Juve l'anno prossimo lo prende e lo mette in prima squadra. Punto. Perché il giocatore piace molto alla dirigenza della Juve, piace molto agli addetti ai lavori, piace molto a tutti. È un giocatore che tra l'altro abbiamo visto anche in campo quest'anno, poche volte, ma l'abbiamo visto. A me piace personalmente, ritengo che la nostra Under 23 sia un progetto comunque relativamente ancora neonato. Quindi è un progetto che, nonostante sembra esistere da tanti anni, in realtà esiste da poco. Saranno 5-6 anni che esiste neanche l'Under 23. Quindi è normale che nel tuo percorso da squadra incontrerai dei talenti buoni, tipo i Miretti, i Sule, i De Winter, e incontrerai dei talenti meno buoni, dei talenti che forse non saranno mai veramente futuribili per la prima squadra e che potranno rappresentare solamente delle occasioni a livello economico. Va bene, nel senso, non c'è l'obbligo di lavorare sempre per quanto riguarda ovviamente la prima squadra, nel senso la Juventus non è un club di provincia che deve attingere per forza, no, dalla cantera. Se lo fa è un qualcosa in più e bisogna farlo, lo dico perché sennò qualcuno mi scrive: Matt, ma allora tu i ragazzi del settore giovanile non li vuoi prima squadra? Ma chi ha detto? Li voglio, ma voglio quelli forti, voglio i Miretti, voglio i Sule, voglio i De Vinta. Non è che qualsiasi giovane che passa dalla Juventus è adatto alla prima squadra, sennò. Cioè, se diventa il crotone, se diventiamo il pizzichettone, non ce ne accorgiamo, cioè non riusciamo a diventare il pizzichettone a livello di risonanza. Quindi sicuramente mi dà da pensare. Ecco, mi dà da pensare. Io penso che De Winter all'Empoli farà molto bene. Cioè, penso che, salvo ribaltoni tipo incomprensione, penso che lui veramente farà molto bene e sarà una delle sorprese del prossimo campionato di Serie A se gioca con continuità. Poi io non lo so, De Winter, se avrà l'opportunità di avere un minutaggio come quello che dicono, però comunque se lui avrà comunque una buona capacità di essere impiegato, se secondo me questo ragazzo lo fai giocare, cresce. Cresce. E secondo me l'Empoli è anche il contesto giusto per stare bene, perché comunque è in una città in cui c'è un clima molto disteso nei confronti della squadra. L'Empoli è una squadra gestita secondo me in maniera abbastanza buona. Non c'è tutta questa grandissima pressione ad Empoli, nel senso, sì, ok, va bene, però l'obiettivo principale è la salvezza. Quindi prima si pensa a salvarsi, poi se si riesce a fare qualcos'altro, si fa qualcos'altro. Si fa qualcos'altro, che poi è importantissimo, ci mancherebbe altro. Però comunque attualmente il progetto dell'Empoli si basa su salviamoci e poi, insomma, vedere se c'è, insomma, altro. Poi De Winter per me è un giocatore che tra l'altro avrebbe anche i piedi per fare il mediano. Lo dico qui e lo dico, è una mia idea, probabilmente non so se questa idea sia giusta. Io credo che ogni ruolo necessiti di un periodo di grandissimo adattamento. Io l'ho visto giocare più volte, lo vedo veramente molto bravo anche a livello tecnico. Ho notato che lui ha questa tendenza a giocare la palla sempre. Cioè, lui è, sapete bene che è cresciuto nella scuola calcistica belga, poi è arrivato qui giovanissimo in Italia. Però io lo vedo, lui raramente toglie spazio alla manovra. Cioè, è un giocatore di quelli che una volta che prende palla, tu te ne rendi conto, riesce comunque a gestirla sempre bene, riesce a fare la differenza, riesce ad essere importante. Ecco, chiamiamolo così. Riesce comunque ad alimentare anche l'azione. Che non è una cosa scontata, perché la maggior parte della gente può guardare e può dire, capirai, lui che fa alla fine di speciale? Prende palla, la mette in avanti, dialoga con i centrocampisti, va sull'esterno, fa dei cambi. Ragazzi, guardate che cioè, non è scontato che un ragazzo dell'età di De Winter sia così bravo nel gestire il pallone, specialmente se poi cresci in una cultura calcistica come quella italiana. È cresciuto in Belgio, certo, però comunque poi si è dovuto adattare all'Italia, è dovuto arrivare in Italia.
Cioè, sapete bene che l'Italia non forma molti centrali bravissimi coi piedi, no? Cioè, il centrale italiano tipico è quello alla Chiellini, quindi giocatore che pensa prima a difendere e poi a fare altro. Poi negli ultimi anni è uscito fuori pure Bonucci, che è un giocatore clamoroso, cioè dei piedi svantaggiati, comunque un modo di fare, ma però tendenzialmente il centrale italiano è il tizio, si sa. Si formano centrali in Italia, ma non italiano, cioè centrali che si formano in Italia, dico io. Di solito in Italia si formano centrali che difficilmente sanno giocare la palla, no? Sono poche eccezioni su 100 difensori, su 150, 1000 difensori che tu trovi in Italia, anche nei settori giovanili, 900 sono classici, 100 sanno giocare al pallone, che va bene, perché va bene. Io penso che lui lo sappia giocare veramente molto bene, cioè non ha perso quella tecnica individuale che aveva quando è arrivato in Italia. Io credo veramente che ci siano buone possibilità, se lui dovesse giocare veramente bene con l'Empoli, di vederlo in prima squadra l'anno prossimo. Cioè, noi abbiamo dato l'opportunità a Rugani tanti anni fa, che aveva 21 anni e fece una stagione con l'Empoli perfetta. Poi Rugani lo hanno anche un po' demolito quelli della stampa, nel senso rimettevano addosso delle aspettative troppo alte. Io penso che la carriera di Rugani sia stata anche condizionata dalle aspettative che si erano create su di lui, non perché Rugani sia un fenomeno, assolutamente no, però comunque io penso una piccola influenza, le aspettative che ti creano, secondo me quello che dicono su di te va ad influenzare poi quello che tu sei, specialmente se non hai una mentalità, diciamo, da grande squadra. Ecco, chiamiamola così. Vedremo se devi interregge. Per me è un giocatore di ottima qualità, non è un fenomeno, non è un giocatore, secondo me è un buon giocatore, però deve crescere, giustamente si tratta di un'età particolarmente verde, quindi è un'età sicuramente molto delicata, se vogliamo anche molto, molto transitoria, perché comunque vedremo il giocatore come si adatterà. Io mi auguro di vederlo in prima squadra, vi dico la verità, l'anno prossimo, perché mi piace, mi convince, mi ha convinto parecchie volte in Under 23, cioè mi sembra di vedere un giocatore molto volenteroso. Fatemi sapere nei commenti un po' le vostre impressioni, fatemi sapere un pochino quello che pensate voi, nel senso io so che voi lo conoscete, perché insomma se seguite un minimo la Juventus Under 23 sicuramente voi l'avete visto di Winter, cioè penso che l'avrà visto chiunque, però volevo delle impressioni, perché poi è sempre quello che rimane un po' dietro, no? Quando si parla di Juventus Under 23, la prima cosa che ti viene in mente è Miretti, Fagioli, che ormai è uscito dall'Under 23 da un po', che ne so, Sule, però De Winter non lo dice mai nessuno, cioè è un giocatore che viene anche un po' snobbato. Cioè, per me potenzialmente potrebbe essere nettamente più forte l'esempio di tanti giocatori che sono usciti dal nostro settore giovanile negli ultimi anni. Fatemi sapere.